È l'8 maggio del 1996. Marina di Modica, 39 anni, scompare nel nulla. Dopo 15 anni, 4 processi e 3 condanne nel 2011, la Cassazione emette l'ultimo verdetto. Paolo Stroppiana è colpevole di un omicidio senza cadavere. Un giallo avvolto ancora oggi dal mistero, circondato da bugie, falsi alibi, che ha scosso Torino e non solo. Marina è una donna intelligente, bella, colta, indipendente. Una massa di capelli rossi ricci le incornicia il volto solare. Il sorriso è aperto, lo sguardo dolce, incorniciato da una montatura dorata. Figlia di un noto e apprezzato docente universitario, una famiglia borghese alle spalle, Marina è una donna determinata, con un curriculum di tutto rispetto, una laurea, poi borsista negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Una donna che ama molto il suo lavoro di logopedista, che svolge all'ASL di Via Chiabrera, a Torino. È una single, senza problemi economici, selettiva nelle amicizie, ma capace di socializzare, ama sciare, viaggiare, frequentare gli amici. Dotata di una personalità riflessiva, riservata e un po' introversa, ha forse un unico rammarico: non aver avuto un figlio. Marina scompare una sera di maggio, dissolta nel nulla. Diventa un fantasma che solo chi le vuole bene riesce sempre a percepire. Sono le 16:42, è un mercoledì come tanti. Marina esce dall'ambulatorio investita dalla brezza leggera della primavera che accarezza la città nel mese di maggio. Non va direttamente a casa, deve fare acquisti. E si dirige, poco distante dalla sede di lavoro, in via Madama Cristina, dove compra un paio di scarpe nuove e dei collant. Il giorno prima è stata dal parrucchiere. Una volta raggiunta la sua abitazione di via della Rocca 38, si trucca, si veste ed esce per mettersi alla guida della sua Y10 Amaranto. Tutto lascia pensare che Marina abbia un appuntamento, forse con un uomo. Marina è anche una donna molto precisa sul lavoro, una che non dimentica un appuntamento. È lei a ricordare ad una collega prima di uscire dall'ambulatorio che l'indomani, 9 maggio, è stata fissata alle 11 un'importante riunione di lavoro e le raccomanda di essere puntuale. Ma il giorno dopo Marina non si presenta. Le ore passano. Marina non arriva. Una collega, Paola Guglielmino, prova più volte a contattarla telefonicamente, ma nessuno le risponde. Decide quindi di telefonare al padre di Marina, Gaetano di Modica, per sapere se ha notizie della figlia. Gaetano di Modica è un docente universitario alla Facoltà di Chimica e Tecnologia Farmaceutica e molto conosciuto e stimato in città. L'uomo è disorientato da quella telefonata, ma cerca di contenere quel senso di apprensione che sente assalirlo, almeno per il momento. Conoscendo la figlia, è il primo ad interrogarsi su cosa possa esserle successo. Preoccupato, avverte la compagna, Marina Ferrero. Preferisce però non allarmare ancora il figlio Marco, che si trova all'estero per lavoro. Il suo rientro è previsto per il giorno successivo ed è meglio, per il momento, non farlo preoccupare. Piuttosto bisogna cercare di dare il più in fretta possibile una risposta alle mille domande che gli si affacciano alla mente. Il professore telefona alla futura nuora per verificare che abbia ancora un doppione delle chiavi di Via della Rocca e tutti e tre insieme decidono di andare a vedere se non le sia accaduto un incidente domestico. La porta dell'abitazione è chiusa regolarmente, non sembrano esserci segni di scasso e all'interno tutto è lasciato nel normale disordine di chi entra ed esce con la solita fretta degli impegni quotidiani. Sul letto foglie e bollette da pagare, in cucina niente tazze o caffè. Tutto lascia pensare che Marina non abbia trascorso la notte a casa. Parte il giro di telefonate ad amici e colleghi nella speranza che qualcuno l'abbia vista o anche solo sentita. Ma nessuno sa dove possa essere. Solo un amico, Guido Braida, afferma di averla contattata telefonicamente per proporle di incontrarsi la sera dell'8 maggio per organizzare il viaggio in Turchia che hanno in programma di fare.
ma Marina gli aveva risposto di essere già impegnata per quella sera e di avere stabilito di vedersi il giorno successivo, il 9 maggio. Il presentimento che sia successo qualcosa di brutto cerca di lasciare spazio alla speranza che Marina possa ricomparire sulla porta di casa, ma le ore passano, il suo telefono continua a squillare a vuoto e quella porta, Marina, non la apre. Gaetano chiama alcuni amici che lo raggiungono in via della Rocca per cercare insieme tracce del passaggio della figlia, un segnale, un particolare che possa dare una spiegazione a quella sparizione. Nel disordine trovano gli scontrini degli acquisti fatti la sera prima, la posta sul letto, lasciata come se si volesse rimandare all'indomani la lettura. E poi c'è la borsa da lavoro. Gaetano la apre e trova diversi documenti e l'agenda, testimone silenziosa dell'intera vita di Marina. Su quel quaderno in pelle la giovane annota maniacalmente tutto: la spesa, gli appuntamenti di lavoro, le telefonate dei pazienti, degli amici. Arriva persino a sbarrare gli impegni una volta conclusi. Il giorno seguente, Gaetano Di Modica si presenta al commissariato di Via Verdi e sporge ufficiale denuncia, portando con sé l'agenda della figlia. Quando una donna adulta scompare, il primo pensiero degli investigatori è che si possa trattare di un allontanamento volontario, oppure di un gesto estremo, dettato dalla disperazione. Si ascoltano le dichiarazioni dei familiari, degli amici, e si cerca di prendere tempo per raccogliere informazioni o indizi, oppure trovare un cadavere. Gaetano e Marina però non hanno intenzione di rimanere con le mani in mano. Radunano gli amici e iniziano a fare il giro degli ospedali, nel caso abbia avuto un incidente. Fanno anche il giro dei negozi frequentati da Marina. Contattano nuovamente i vicini di casa. E sabato sera, quando un amico trova la Y10 Amaranto parcheggiata in via Magellano davanti all'ospedale Mauriziano, è chiusa con il bluster. L'abitacolo è in ordine, stranamente, perché per Marina è una sorta di secondo ufficio dove lascia fogli, appunti, buste, ma anche l'ipotesi di un incidente viene a questo punto scartata. Si ritrovano ancora una volta tutti insieme e, guidati dall'agenda, provano a ricostruire le ultime settimane, gli ultimi contatti di Marina. Ripercorrendo le date, trovano l'ultima annotazione, un appuntamento per la sera dell'8 maggio, cena Paolo per Franco Bolli. La matrigna di Marina si ricorda che la giovane gli aveva raccontato di avere trovato una scatola di latta con dei francobolli nella soffitta materna e di volerli conservare anche per scoprire se tra questi ci fosse qualche pezzo raro. Ma nessuno dei presenti conosce questo fantomatico Paolo e la scatola di latta in casa non c'è. È Marco ad avere l'intuizione di chiamare Bianca Tovo, un'amica della sorella, per farsi dare qualche informazione in più. La donna è all'estero, ma il fratello che risponde alla chiamata afferma di conoscere il numero di telefono di tale Paolo Stroppiana, un filatelico della Bolaffi. La Bolaffi è una storica azienda torinese nata nel 1890 dall'intuizione di Alberto Bolaffi, un appassionato di filatelia che decise di aprire un negozio per la compravendita di francobolli di valore, diventata in più di 100 anni una delle aziende più importanti per i collezionisti di tutto il mondo, specializzata nella valutazione. Marco chiama subito Paolo Stroppiana in ufficio, ma questi gli risponde che sì, si erano conosciuti con Marina a casa di Bianca e lei gli aveva chiesto informazioni su dei vecchi francobolli, aggiungendo anche che avevano in animo di vedersi per una valutazione. Si erano sentiti anche un paio di volte telefonicamente, ma nulla di più. In effetti, qualche mese prima, a marzo, la logopedista aveva raccontato all'amica Bianca di avere trovato casualmente dei vecchi francobolli e che in cuor suo sperava di avere trovato un piccolo tesoro. Marina sa che l'amica conosce una persona che potrebbe esserle d'aiuto e Bianca infatti le fa il nome di Paolo Stroppiano, un esperto filatelico, e per facilitarne l'incontro organizza una cena a casa sua. Durante la serata i due si conoscono e affrontano il tema francobolli, ma questi, a detta dell'esperto, non sembrano essere così preziosi, forse uno solo può esserlo, ma si riserva di consultare meglio le date e le cifre. Pur essendo poco interessato al contenuto della scatola, sembra invece non essere totalmente indifferente al fascino di Marina. È una donna intelligente, di classe, anche avvenente, e i due entrano subito in empatia. Forse anche per questo motivo le promette di occuparsi seriamente della valutazione.
Il 22 aprile Marina annota sull'agenda telefonare Stroppiana. Tra i due ci sono ancora un paio di contatti telefonici. Poi nuovamente un appunto sull'agenda. Il giorno 8 maggio cena Paolo per francobolli. Nei giorni a seguire, in via della Rocca un viavai di persone. Nessuno mette i sigilli all'appartamento, nessuno rileva le impronte. Gaetano Di Modica controlla anche i conti correnti bancari della figlia, ma non ci sono movimenti. Il quotidiano La Stampa, qualche giorno dopo, titola: è un giallo la scomparsa di una donna torinese della quale non si hanno più notizie da 4 giorni. La città è in tensione. Il 14 maggio, disperato, Gaetano Di Modica si rivolge alla trasmissione Chi l'ha visto, che scatena una serie di segnalazioni. Qualcuno l'ha notata al mercato, intenta comprare frutta e verdura, che alle molinette, che addirittura la colloca all'estero in compagnia di un uomo ricco. Mitomani, paranoici, che gettano solo tanto fumo su un dramma. Si paventa persino una gravidanza. Emerge che il 26 aprile una donna ha chiamato l'ospedale Sant'Anna per fissare un esame per la ricerca del diabete in gravidanza. L'appuntamento è fissato per il 29 maggio a nome Marina Di Modica. Per un attimo le speranze della famiglia si riaccendono. Marina desiderava avere un figlio, forse è incinta e tornerà al termine della gestazione. Speranze che svaniscono quando si scopre che il numero di telefono lasciato al nosocomio corrisponde sì a un'utenza intestata a Marina, ma di un appartamento in cui abitava la madre biologica, in disuso da tempo e in ristrutturazione. Ovviamente nessuno si presenta all'ospedale per effettuare l'esame. È un depistaggio, ma ordito da chi e perché? Il 27 giugno, a un mese dalla scomparsa di Marina, il fascicolo che riguarda il caso finisce nelle mani del sostituto procuratore della Repubblica, compresa l'ultima testimonianza di Paolo Stroppiana, che nel dialogo con la mobile ribadisce: «Non ho visto Marina l'8 maggio, ho trascorso la serata con la mia compagna e un gruppo di amici». Il tempo scorre, i mesi passano, di Marina non c'è traccia e neppure del suo cadavere. Ma non ci si vuole arrendere. Anche la televisione inizia ad interessarsi al caso di Modica. Negli anni la TV di Stato è diventata spesso una finestra sul territorio per cercare le tracce degli scomparsi, per ricostruire le vicende, per non dimenticare che ancora c'è chi aspetta di avere notizie di un proprio caro. Chi l'ha visto, la cronaca in diretta, il Maurizio Costanzo Show diventano palcoscenici su cui si affacciano i familiari degli scomparsi, uniti da un destino che li accomuna, come le storie, tra le tante, di Letizia Teglia, Paola Taglia la Tela, Camilla Bini. Ma per chi sta investigando in quegli anni, le informazioni raccolte sono ancora troppo labili. Non c'è un corpo, nessun indizio su cui continuare a indagare. Solo false piste. E tra queste, anche quella di una sensitiva, che afferma che Marina è morta e sepolta in un campo a Pinerolo. Per non lasciare nulla di intentato, la zona viene circoscritta e si inizia a scavare. Ma il corpo di Marina non c'è. La donna è ufficialmente dispersa. La famiglia di Modica però non vuole smettere di cercare e continua a lanciare appelli affinché si continui ad indagare. Se Marina è stata uccisa, come si teme, ha diritto a riposare in una tomba su cui piangerla e posare un fiore. A sorpresa, 5 anni dopo, nel 2001, il fascicolo di Marina Di Modica arriva nelle mani del magistrato Onelio Dodero. La rilettura degli atti evidenzia alcuni fatti inconfutabili. Marina Di Modica non si è volontariamente allontanata. La sua scomparsa può essere spiegata solo con la morte, che però non può essere stata accidentale o si sarebbe trovato il cadavere. Dunque, se il corpo non è mai stato ritrovato, è perché lo ha nascosto l'assassino. La sera dell'8 maggio 1996, ultimo giorno in cui è stata vista in vita, Marina aveva un appuntamento per cena con Paolo Stroppiana. Questi i fatti. Ed è da qui che iniziano gli indizi e i ragionamenti logici. Il dottor Dodero convoca diversi testimoni a Palazzo di Giustizia. Tra questi anche la fidanzata di Stroppiana, Beatrice della Croce di Doiola, al quale la donna ribadisce la versione già fornita in passato, e cioè che la sera dell'8 maggio 1996 ha cenato insieme al filatelico.
Ma il caso di Modica non è ancora affatto chiuso definitivamente. Lo stesso Stroppiani, intuendo di essere sotto stretta osservazione, sente l'obbligo di recarsi dalla polizia per rettificare la versione data in precedenza e ammettendo di avere sì dato appuntamento a Marina, ma di averlo disdetto qualche giorno dopo perché accusava una sciatalgia e di avere mentito solo per non insospettire la fidanzata, molto gelosa. Una successiva serie di analisi sull'auto dello Stroppiana e su un'arma rinvenuta nella sua abitazione non portano a nulla di fatto. Mancano dei proiettili, ma Stroppiana sostiene di essere andato al poligono a sparare e che è tutto documentato. Quanto all'autovettura, è passato troppo tempo perché si possano ancora trovare tracce biologiche. Nelle mani del PM Dodero c'è poco o nulla. L'agenda, le ritrattazioni, i depistaggi. Il magistrato non è certo di avere in mano abbastanza elementi per sostenere un'accusa e nel 2004 presenta istanza di archiviazione. Ma la famiglia di Modica si oppone e il giudice infine dispone sulla base degli elementi presentati l'imputazione coatta per Paolo Stroppiana. Ma chi è Paolo Stroppiana? Nasce a Torino nel 1957. Ha un passato da terrorista nero che inizia la sua carriera nella lotta armata all'età di 15 anni, dando luogo ad alcuni episodi di violenza entrando ufficialmente nei fronti avversivi dell'estrema destra. A 18 anni in particolare aderisce al gruppo Terza Posizione. Nel 1983 viene arrestato dopo una rapina in un'armeria a Parigi. È accusato anche di aver ferito un carabiniere durante un'altra rapina a Torino. E proprio a causa della sua militanza nelle frange estremiste durante la sua detenzione fa diverse rivelazioni circa i rapporti fra i diversi gruppi di destra, diventando a tutti gli effetti un collaboratore di giustizia, tanto che le sue dichiarazioni assumono un ruolo centrale nel processo per la strage di Bologna. Ovviamente, grazie a questa collaborazione e gli sconti di pena previsti per i collaboratori, nel 1986 è un uomo libero. A 22 anni Stroppiana si sposa e ha un figlio, ma la moglie lo lascia portandosi via il bambino di soli 3 mesi. Nel 1987 viene assunto alla prestigiosa ditta Bolaffi in virtù di un'antica amicizia tra suo padre e il patron dell'azienda. È un uomo affabile, all'apparenza dai modi garbati, vestito con abiti di sartoria e sorrisi sempre radiosi, disponibile a parlare di francobolli e anche d'altro. Ma anche un uomo dal passato discutibile, cancellato da una nuova vita sociale ordinata e ordinaria. Un impiego alla Bolaffi, un fidanzamento decennale con Beatrice della Croce di Doiola, un'aristocratica che vanta frequentazioni della Torino Bene, una donna dal nome altisonante che lui rispetta perché gli serve per le sue amicizie altolocate e che per lui è disposta a tutto, anche a mentire. Senza prove dirette, senza cadavere, senza movente, il filatelico viene accusato dell'omicidio della logopedista. Contro di lui l'appunto sull'agenda di Marina, che l'uomo ha prima negato e poi ammesso. L'alibi di essere a cena con la fidanzata, senza che nessuno, a parte la donna, possa confermarlo. La pistola, a cui mancano 6 colpi, e dei tabulati telefonici, entrati in possesso degli inquirenti, che raccontano però una diversa realtà sulle chiamate tra Paolo e Marina. Sulla base di questi elementi, nel 2005 il processo ha inizio. Nel circo mediatico che si scatena intorno alla vicenda, la stampa rispolverà anche l'immagine della bella Camilla Bini. Anche lei è scomparsa da Torino ad agosto 1989 e mai ritrovata. Anche lei impiegata come Stroppiana alla Bolaffi e che anche Beatrice conosce. Camilla e Marina, 2 donne entrambe indipendenti, sole, vulnerabili, le cui vite si intrecciano in un gioco di incastri, di coincidenze. Stroppiana, prima della sparizione di Camilla, aveva confessato ad un collega di aver avuto rapporti intimi con la ragazza, ma dopo la sua scomparsa, interrogato dagli inquirenti, riferisce di conoscerla solo superficialmente e non si disturba a denunciare per calunnia chi lo ha tirato in ballo. Sono chiacchiere da bar, pettegolezzi tra colleghi e il fatto di conoscerla non fa ovviamente di lui un assassino. Sospetti e suggestioni che non aiutano a capire che fine abbia fatto Camilla. Il filatelico non è mai stato indagato per la sparizione della collega.
Ma se quello di Camilla Bini resta un mistero irrisolto, per la scomparsa di Marina di Modica è in corso un processo, tutto indiziario. Nel susseguirsi delle udienze, la difesa di Stroppiana cerca di smontare l'impianto accusatorio basato sulle dichiarazioni del filatelico. Stroppiana si rifiuta di deporre, si limita a leggere con voce incolore una memoria difensiva, replicando ad una le accuse che gli vengono rivolte. A cominciare dalla telefonata che l'uomo sostiene di avere fatto a Marina per disdire l'appuntamento. Ma di quella chiamata sui tabulati telefonici in mano agli inquirenti non c'è traccia. Tra i due non risultano telefonate se non quella del 6 maggio, in cui è stato deciso di incontrarsi. Stroppiana si giustifica sostenendo di avere chiamato da una cabina telefonica, ma non a casa della logopedista, bensì in ospedale attraverso il centralino. Una tesi che non si può verificare perché il centralino del nosocomio non registra le telefonate. Ma perché chiamarla in ambulatorio se prima l'ha sempre contattata a casa? Forse perché non si può dimostrare nulla e il dubbio rimane. Quella che rende di sé è una personalità ambigua e la sfilata di testimoni contraddice le dichiarazioni dell'uomo. Non risulta dai referti medici alcuna sciatalgia, non risulta alcuna chiamata alla di Modica per disdire l'appuntamento. E anche le dichiarazioni mendaci dell'ormai ex fidanzata Beatrice vengono confutate dalla deposizione di un'amica alla quale la donna aveva confidato di avere fornito un falso alibi al compagno. Sotto la maschera della santità si nasconde un predatore di donne sole, vulnerabili, per le quali nutre disprezzo, ostilità. È così che lo descrivono durante un dibattimento le sue innumerevoli amanti, che ne delineano una personalità d'arrampicatore sociale, apparentemente normale nelle relazioni superficiali, ma incapace di vero amore e rispetto, desideroso di prestazioni sessuali particolari, un mentitore abituale, un manipolatore, capace anche, se rifiutato, di intimidazioni e violenza. Nel 2006 la Corte d'Assise di Torino condanna Paolo Stroppiana a 21 anni di carcere per omicidio volontario. 2 anni dopo, nel 2008, la Corte d'Assise d'Appello riduce la condanna dell'uomo a 16 anni per omicidio preterintenzionale. Per i giudici, Marina di Modica è stata vittima quella stessa sera di un gioco sessuale finito in tragedia e alla lettura della sentenza Stroppiana scoppia a ridere. Nel 2009 la Cassazione annulla con rinvio la sentenza, ma nel 2010 il filatelico riceve la sentenza bis dei giudici della Corte d'Assise d'Appello, che lo ritengono nuovamente colpevole per omicidio preterintenzionale e condannandolo a 14 anni di carcere, pena confermata definitivamente l'anno dopo dalla Corte di Cassazione. Nel 2019, ammesso già da un anno al lavoro esterno, con gli sconti di pena e l'indulto, Paolo è tornato libero, continuando a sostenere di essere innocente. Il corpo di Marina non è mai stato trovato. In una frazioncina vicino ad Alba c'è una lapide con una scritta stringata in memoria di Marina di Modica. Al professor Gaetano di Modica, papà di Marina, è stato invece intitolato il piazzale dietro la chiesa. Lui era fiero di quella parte della famiglia originaria del Cuneese dove la figlia, proprio nella loro cascina di Scaparoni d'Alba, aveva progettato di celebrare un compleanno speciale, i suoi primi 40 anni. Invece Marina non è mai stata festeggiata. Non è arrivata viva il 19 giugno del 1996 e il padre, dopo una vita di ricerche incessanti, è morto nel 2014 a 92 anni senza averle dato degna sepoltura. Di questa triste vicenda resta solo la pena infinita di non sapere cosa le è realmente accaduto.